e verde fluo. Nel primo pomeriggio il Canal Grande era così. Si tratterebbe di un'azione, non è la prima, degli attivisti di Extinction Rebellion. Il colorante, ancora da stabilire se innocuo o meno, è stato versato da un vaporetto della linea 1 proveniente dalla fermata del Giglio diretto verso l'Accademia, dove poi la polizia l'ha fatto fermare per bloccare i responsabili. Due turisti francesi che probabilmente hanno approfittato del richiamo mediatico esercitato in questi giorni dalla Biennale d'Arte. Non è la prima volta che l'acqua nel Canal Grande cambia colore così. Un altro episodio risale a maggio 2023, quando di domenica mattina una grossa chiazza verde fluo è comparsa all'altezza del ponte di Rialto, per poi espandersi nei canali vicini. Si trattava di fluorescein, un colorante in polvere solitamente utilizzato come tracciante nelle fognature. Un terzo episodio a dicembre 2023, sempre per mano di Extinction Rebellion, che oltre a Venezia agì in altre città per denunciare quello che definirono il fallimento della leadership mondiale nell'affrontare la crisi climatica. Azioni però fine a se stesse, secondo uno dei cittadini più attivi nella protezione della città. Diciamo che è un altro uso della città, come tanti la usano per tante altre cose, per i propri scopi. Ma capisco che tecnicamente Venezia si presta a questo. Se vogliono fare delle proteste, che le facciano in modo diverso, che creino dei tavoli di discussione e portino la protesta in altri livelli, a un livello successivo, ecco, perché okay, abbiamo capito che fate il blitz, ne parlano tutti, andiamo sui giornali, sì, bello, però bisogna che comincino un po' a concretizzare un po' l'azione.